Con il quintetto iniziale, il Benfica ha provato a mettere fisicità e post basso contro la Dinamo, sia nell'uno contro uno che a rimbalzo. Da lì nascono canestri che tengono a galla i lusitani nei primi 5 minuti, il rimbalzo offensivo di Lima e soprattutto l'uno contro uno di Sneijder contro Spissu all'inizio. Suarez sfrutta la sua doppia dimensione, attaccando Polonara in post basso e facendosi trovare pronto da 3 punti su un aiuto troppo accentuato di Thomas. Anche lui però esce presto dalla partita gravato dai falli. Alvarez vuole che Downs abbia molto la palla in mano, il tiro da 3 punti in transizione, con mancata comunicazione difensiva e l'isolamento uno contro uno dal palleggio, sono in linea con quello preparato dal coach, ma l'ex giocatore di Caserta da lì in poi viene francobollato soprattutto da Pierre nel secondo quarto e chiuderà con solo 5 punti nel primo tempo. Per quanto riguarda l'attacco della Dinamo, vanno sicuramente tenuti conto il tempo of the game, ovvero i primi 8 secondi dell'azione, dove la Dinamo diventa micidiale, sia con attaccando in campo aperto con Ousmane Diop, sia nel tiro da 3 punti con i suoi tiratori scelti. Pathway è uno di questi. Ma la Dinamo trova soprattutto tantissimi punti dal post basso, sia attaccandolo in maniera diretta con 4 lunghi in campo, sia con lo spacing dal lato debole, una delle caratteristiche della squadra di Coach Esposito. Quando la palla finisce dentro, dal lato debole vengono sempre eseguiti blocchi e tempi perfetti di azione, con un tiro da 3 punti che finisce spesso nella retina. Questa è una delle chiavi del gioco offensivo negli ultimi 8 secondi d'azione della Dinamo. Infine, due curiosità. La prima, il gioco con 4 lunghi in campo che prevede anche un pick and roll tra 4 e 5 con chiusura di Thomas con il palleggio arresto e tiro. E soprattutto il leader oscuro, l'MVP oscuro di questa partita, oltre a Diop, Pierre e De Vecchi che hanno fatto una grande partita nel secondo quarto, arriva la prestazione di Daniele Magro, assolutamente MVP oscuro di questa partita. Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. Quando un prestito sa fare tutto, è un prestito Jolly! Prestiti personali, 15.000 euro in 72 mesi, TAEG 6,29%. Banco di Sardegna, Gruppo BPER.